Salve a tutti quanti, io sono Trenas e benvenuti all'analisi di questo nuovo bellissimo rework da parte della Riot. Sembra molto interessante almeno, poi ovviamente lo impareremo tutti quanti a odiare. Onestamente io lo sto già odiando questo rework, ma è qualcosa che vedremo più avanti, appena ho finito di spiegarvi tutto quanto sul perché effettivamente sto odiando questo. È bello, ma comunque lo troverò odioso. Cioè, so già che giocarci contro sarà estremamente frustrante. Allora, il signor Ryze ha avuto un bel rework grafico e di gameplay, il suo quarto rework di gameplay, signore e signori, l'unico champion che è stato reworkato così tanto in questo gioco maledetto. Allora, cominciamo subito dalle abilità. Partiamo dalla passiva, la padronanza arcana. Gli incantesimi di Ryze infliggono danni magici aggiuntivi in base al suo mana massimo. Il suo mana massimo aumenta dipendentemente da quanta ability power hai. Molto semplicemente, tutto il kit di Ryze adesso viene potenziato dal mana. Non ci sono più degli scaling con il mana all'interno delle singole spell, ma è proprio la sua passiva. Ogni tua spell che fa danno, fa più danno dipendentemente da quanto mana hai. Dipendentemente da quanta ability power hai, ti aumenta il mana in proporzione. In pratica, tutti gli oggetti che scala, che hanno sia mana che ability power, sono perfetti per Ryze. E anche se buildi un oggetto di sola ability power, comunque vieni premiato perché l'ability power che ottieni viene trasferita e trasformata in mana. Perfetto, quindi un aumento del danno generale che deriva da due fonti, cioè sia dall'ability power che dal mana, molto molto forte. Troveremo molti oggetti, soprattutto fosse dato lo scaling, che ogni 100 di ability power significa il 5% di mana massimo in più. Questo porta anche a rendere molto valido, ad esempio, un Rabadon Deathscap più avanti, ma comunque anche oggetti come il Morello Nomicon saranno molto molto validi, visto che non ci sarà più la passiva di cooldown reduction su Ryze, quindi costruire oggetti che danno cooldown reduction e mana, ad esempio il Morello Nomicon, sono molto validi e sarà interessante vedere come il tutto funziona nell'insieme. Quindi una build più ability power, ma anche con del mana, è diventata finalmente ottenibile senza andare ad esagerare con il 90% di cooldown reduction, che poi veniva ridotta a 40% perché il 40% è massimo 45% con la mastery. Ma andiamo avanti perché sennò spreco tutto il tempo sulla passiva. Passiamo alla prima spell, semplicissima, il sovraccarico. Come prima, è praticamente identica a prima il sovraccarico, però adesso ha una porzione passiva oltre che una porzione attiva. La passiva: lanciare gli altri incantesimi di Ryze azzera la ricarica di sovraccarico e inizia a caricare una runa. Cosa significa? Se tu lanci una Q e poi lanci una W oppure una E, si riduce a zero il cooldown della tua Q. Questa cosa implica che puoi fare una varietà di combo dipendentemente dal modo in cui vuoi concatenarle. Rende molto più chiaro e intuitivo quali combo possono essere utilizzate. Infatti le troverete sotto all'interno della pagina. Ve la lascio anche in descrizione nel video, così che potete tranquillamente trovare tutto quanto lì presente. Tutte le combo che saranno disponibili da imparare con il nuovo rework. Questo rework non arriva oggi, ma arriverà fra 2 settimane. Quindi non è inclusa nella patch notes attuale. Sia chiara questa cosa, perché sennò qualcuno poi sclera. Dicevamo, lancia gli altri incantesimi, quindi riduce il cooldown della Q a zero. A zero la ricarica. Questo permette la concatenazione di una varietà di combo, ma andiamo a vedere effettivamente qual è il sistema nuovo. Inizia a caricare una runa. Che cos'è una runa? Lanciando un altro incantesimo, cioè non sovraccarico, entro questo periodo carica completamente la runa, oppure lanciando nuovamente sovraccarico si annulla la carica. Le rune adesso, quello che permettono di fare, ti danno due modi di utilizzare correttamente la Q. Attiva, spari una scarica runica in una direzione, che ha la Q come prima tranquillamente, infliggendo danni magici al primo nemico colpito. Se Ryze è una runa completamente carica, cioè se hai due stack che sono quelle che appaiono, adesso vi farò vedere, quando lancia sovraccarico ottiene uno scudo e un bonus temporaneo a velocità di movimento. Quindi, come avevamo prima, quando otteneva una combo massima, Ryze ottiene uno scudo e movement speed. Adesso vi facciamo vedere qua, allora. Come potete vedere qua, Ryze, questa è una Q normale. Lui spara due spell così ottiene due cariche e la sua prossima Q gli dà uno scudo e un po' di movement speed. Semplicissimo, più di così non può essere reso semplice. Allora, perfetto. Questo è come funziona il sistema di rune nuovo su Ryze. La W e la tua E quindi caricano una runa. Se tu utilizzi la Q dopo aver utilizzato W e E, ottieni scudo e movement speed. Molto buono perché permette di scegliere a Ryze se avere semplicemente
una serie di Q concatenate tra di loro, oppure una Q più potenziata che ti dà uno scudo e movement speed per riposizionarti in deep fight, quindi per andare o magari più aggressivo poi, o più difensivo perché magari vedi che ti stanno per inseguire, allora decidi ok, utilizzo la versione potenziata per scappare e mitigare un pochino di danno. Molto sensato, molto carino, mi piace perché rende un pochino più complessa questa spell, per quanto sia comunque una spell abbastanza semplice sulla carta. Andiamo avanti con la W, che è rimasta la stessa cara identica a W. La prigione runica non è cambiata per niente, immobilizza di istante un bersaglio e infligge danni magici. L'immobilizzamento dura un secondo adesso nella versione normale, invece nella versione potenziata, che adesso andremo a vedere, dura 2 secondi. E in che cosa intendo con la versione potenziata della W? Quello che succede adesso è che il flusso incantato, la E, la nuova E, che è molto molto bella, cosa fa? Infligge danni magici a un bersaglio e lo marchia. Che cosa fa? Lo marchia con flusso. Cosa fa il flusso? Il prossimo incantesimo di Rai su un bersaglio marchiato con flusso infligge effetti bonus. Cosa significa? Se voi lo colpite con la doppia, con una Q, una W e una E, dopo averlo già colpito con una E, la E adesso ha 2 secondi e 25 di cooldown, per chi non lo sapesse, cosa ottieni degli effetti bonus? Ad esempio, se lo colpisci con la Q, infligge dei danni bonus e rimbalza verso i nemici vicini. Quindi se tu lanci prima la E e poi lanci la Q, colpisci tutti i nemici vicini con il danno della Q. Molto carino, molto sensato ed è abbastanza interessante come meccanica. Se invece lo colpisci con la W dopo averlo colpito con la E, la durata del blocco, invece di passare a 1 secondo soltanto, passa a 2 secondi. Quindi rende più forte il crowd control della W. Mentre invece se lo ricolpisci con la E, se colpisci la prima volta con la E e poi di nuovo con la E, il flusso incantato applica flusso a tutti i nemici nelle vicinanze. Questo permette una serie di concatenazioni di combo molto fighe, soprattutto se fai prima 2 E e poi una Q, che è molto 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 forte. Vi faccio vedere tutte le versioni possibili, immaginabili della spell, così che potete decidere da soli che cosa ne pensate. Allora qua lancia la E e come potete vedere, se uccide il bersaglio con la E, praticamente applica a tutti quanti il cerchietto, che è il flusso. Se poi lo colpisci con una Q, rilancia indietro, rilancia attorno a tutte le unità del danno aggiuntivo e fa danno aggiuntivo la Q stessa. Come potete vedere, adesso viene colpito dalla E, il W viene aumentato la durata del blocco a 2 secondi, adesso di nuovo la E, poi rilancerà di nuovo la E perché fa danno a tutti quanti, adesso lancia una Q. No, non lancio una Q, JK. Comunque, è per farvi capire come viene distribuito il flusso incantato. Molto figo. Anche questo permetterà una varietà di combo e quindi rende di nuovo più intuitivo. Cioè, è più intuitivo ma anche meno intuitivo, per un semplice motivo. È più intuitivo perché adesso le combo sono chiare e decise. Ci sono una varietà di combo che saranno imparate, che dovrete imparare. Fine. Saranno quelle e saranno quelle più efficienti, che sono descritte sotto. Adesso le andremo a vedere una per volta, ma poi ve le lascerò in descrizione così che potete vederle da sole. Ma questa, in pratica, hanno reso il kit più coeso a livello di combo. È più facile fare combo e nessuno effettivamente può fermarvi dal farle perché è tutto concatenato. I cooldown magari sono un pochino da ritoccare, secondo me ho visto i cooldown sul PB e non sono questo granché. Poi andremo a farci un video al riguardo per vedere effettivamente quanto efficiente è. Più avanti andate nella partita e più cooldown reduction ottieni a livello di build. La ultimate, che è questa qua, è probabilmente la cosa che mi farà incazzare di più di questo nuovo, di questo nuovo Rise. Si chiama Portale dei Reami. Allora, non devo nemmeno spiegarlo, ve lo faccio vedere direttamente. Rise cosa fa? Prende, attiva la sua ultimate e teletrasporta i suoi alleati ad una distanza precisa. Questa distanza è tra 1500 e 3000. Wow! Non so effettivamente che cosa pensare, cosa aveva in mente la Riot quando avevano visto questa spell. La cosa è che il portale dei reami non solo è una cosa, è una spell che dura 2 secondi. Dopo 2 secondi teletrasporta tutte le unità alleate lontano, ma non permette di teletrasportare gli avversari. Cioè, se un teamfight sta andando di merda, magari Riot dice: Raga, andiamo via tutti, subito. Dopo 2 secondi, tac, volati via. Ma la cosa è che non solo il potenziale difensivo, il potenziale offensivo di una spell del genere è folle. Vi immaginate che magari siete appena risorti tutti quanti, il team avversario si sta facendo il Baron, sono tutti bassissimi di vita, voi arrivate con un teleport ad area? Scherziamo? È pazzesco, è folle, non esiste. Sta roba non dovrebbe esistere. Questa cosa verrà nerfata 186 volte probabilmente. È una cosa è una meccanica fortissima. In competitive poi ciaone.
Porca troia. È molto figa come abilità, è fichissima. Ma è assolutamente folle. È assolutamente folle da pensare un'abilità del genere. Secondo me la nerfano. Non. O la nerfano o riducono la durata o mettono un cooldown follemente alto. Perché al momento è 120 secondi il cooldown. Quindi una cosa un po' mi spaventa. 2 minuti con la cooldown reduction al 45% vuol dire che scendiamo a 70 secondi? Sì, dai. Ogni 70 secondi posso teletrasportare a 3000 unità di distanza il mio team. Bilanciato. Andiamo avanti quindi a vedere quelle che sono le... le classiche combo di Ryze al momento, che sono quelle per la linea di corsia, sono state divise, e poi per i combattimenti a squadre e fine partita. Questa che è la più semplice e la più chiara. Come vedete qua, parte, prende e lancia. Allora, partiamo dall'inizio, mi sembra più giusto. Allora, la colpisce con una Q per poi concatenare le due spell. Continua a concatenarle semplicemente, non ha più problemi autoattacco, e qua tranquillamente di nuovo si lancia la ultimate per farvi capire quanto folle può diventare sto bastardo di un champion. Ma andiamo a vedere effettivamente le combo. L'eliminazione con ondate con sovraccarico, fate E, W, Q, semplicissimo. Praticamente piazzate una E su un minion che sta per morire, fate la W per ucciderlo, quindi spargete a tutti quanti i minion l'effetto del flusso, e poi lanciate una Q su qualsiasi minion con flusso. Hai pulito una wave. Folle, totalmente folle. Vabbè che già prima potevi farlo se attivavi la ultimate, però almeno diciamo che era un pochino meno nonsense. Secondo me verrà nel... non lo so, c'è qualcosa che non mi torna, perché sembra veramente forte. Cioè, dare così tanto a un champion, gli danno un crowd control, un teleport, la possibilità di fare wave clear, non ha mobility a meno che non riesci a ottenere correttamente le rune. Però porca troia, sono veramente tante cose per un champion. Sono veramente tante cose. Stesso discorso, prepara l'ondata e stordisci tutti. E WQ, anche questo molto molto forte, che spargi prima con due volte la E e poi allo stesso modo la ripulisci e stordisci tutti quanti. Pazzesco. In pratica cosa fate? Colpite due volte la E e poi, visto che è sparso a tutti quanti, lo bloccate con la W, lanciate una Q in mezzo all'ondata di minion. Sparge tutto il danno a tutti gli avversari, all'avversario bloccato in mezzo. In pratica, se rimani in mezzo ai minion, in qualsiasi caso contro Ryze, te lo prendi un po' nel... Sapete perfettamente cosa sto per dire. Follia. E questo qua, quando ho visto questo video, qua ci sono rimasto... Cioè... Prima mi immaginavo, dico, dai, un teleporto ad aereo, fico, chissà che cosa puoi farci. Poi ho visto questo. Qua Ryze prende, parte, teletrasporta tutti dietro. Oh, salve! Onestissimo. Magari avevamo dei champion che non sanno ingaggiare o che non hanno modo di ingaggiare perché magari hanno il kite, gli avversari hanno modi per bloccarli. J-fucking-K, adesso tutto il mio team può ingaggiare quando vuole. Ti lanci in mezzo a tutti. E questa è la cosa folle. Tipo, magari champion che fanno fatica ad arrivare su un team. Adesso con basta che prendi un rising team. Guarda, adesso siamo un team da engage anche noi. Anche se non siamo mai stati un team da engage. Magari team con tipo Darius oppure il Laoi o champion che comunque hanno zero mobility e hanno problemi ad arrivare sugli avversari. Gli hai appena tolto la loro debolezza grazie a Ryze. E questa è la cosa folle. È davvero questa la cosa più folle. Boh, non lo so. Poi qua, belle le splash art, queste sono veramente fighe, devo ammetterlo. Mi spaventa onestamente vedere un Ryze a questa maniera. È fichissimo, è veramente figo. Cioè, sulla carta è veramente divertente, e anche qua vederlo giocare sembra molto divertente. Il problema è giocarci contro sarà odiosissimo. Strano, non è mai successo su League of Legends che dei champion siano frustranti da giocarci contro. Signori, allora io direi che questo è tutto quanto per questo video. Ci vediamo al prossimo. Voglio sentire che cosa ne pensate voi del nuovo Ryze. Vi piace, non vi piace, è una merda, è figo, è OP. Vi farò un video di gameplay al più presto e lo rilascerò sempre sul mio canale, che per quanto la gente ne dica, io continuerò a spiegare le cose di League of Legends, perché mi piace spiegare le cose di League of Legends, ma la gente, sapete com'è, proprio coglioni. Io sono Trenas e ci vediamo al prossimo video. Bello.